Giovedì 9 maggio alla Sala Bini della Confcommercio di Ravenna il convegno Professionisti 4.0. L'associazione si apre al mondo dei professionisti e viceversa. I servizi sono disponibili anche per i professionisti. Sì, Confcommercio, come se vogliamo tutte le associazioni di impresa, sono forse più conosciute proprio per i servizi che possono offrire, ma non solo alle imprese. Ecco che lì c'è uno step, sul quale bisogna differenziare. Questi servizi sono aperti a tutti i professionisti, considerando anche il fatto che il mondo del professionista, del lavoratore autonomo, è uno dei settori forse più in evoluzione nella ricerca di crearsi un proprio percorso professionale e di lavoro. Il tema di oggi è appunto il battesimo di questo nuovo gruppo professioni che entra a far parte di Confcommercio. È il gruppo appunto dei psicologhe, psicoterapeute, psicologi e psicologhe. Tengo a specificare uomini e donne. Questo è un gruppo che sicuramente può trovare giovamento dal sistema di rappresentanza di Confcommercio e anche dai servizi di Confcommercio. Direi che Terziario Donna, il gruppo Terziario Donna appunto che io rappresento, insieme al sistema Confcommercio, crede fermamente che sia un valore aggiunto alla nostra associazione avere questo gruppo all'interno, che può sicuramente aiutare a essere di sostegno alle imprenditrici, agli imprenditori che devono affrontare un particolare momento della propria vita, una difficoltà che possa essere anche imprenditoriale, ma anche familiare, oppure semplicemente fare un bilancio di competenze. Quindi, detto questo, confidiamo di fare in modo che i gruppi professioni aumentino. E il gruppo Terziario Donna appunto vuole essere d'appoggio, sarà d'appoggio per la realizzazione. A servizio di un'associazione di Confcommercio, ma anche serviti da Confcommercio. Eh sì, proprio così, ce l'abbiamo fatta noi psicologhe SIPAP Confcommercio, ci siamo costituite come gruppo a sostegno e a valorizzazione delle risorse dell'imprenditore e pensiamo di poter essere d'aiuto innanzitutto per modificare, destrutturare un po' quell'idea che ancora c'è, che ancora è esistente, che lo psicologo si occupa di chi ha uno stato di disagio psicologico grave. Non è così, lo psicologo è colui che nella capacità di ascoltare e in qualche modo di orientare la persona che si rivolge a lui, può in qualche modo proprio sostenerla, valorizzare le sue risorse, aiutarla nella scoperta dei propri talenti, delle capacità, ma anche aiutarla a scoprire che ciascuno di noi può sviluppare una capacità di resilienza, che è proprio la capacità di resistere agli urti della vita, quindi la capacità di risollevarsi anche dopo una crisi, ad esempio. Possiamo pensare anche che è un valore aggiunto all'attività dell'impresa. L'idea è questa, è di tra l'altro lavorare in sinergia con Commercio, in sinergia noi come gruppo di psicologi, perché l'unione fa sempre la forza e quindi questo ci sostiene e questo è anche a sostegno dell'utilità dell'impresa assolutamente, del pensare che comunque l'imprenditore non è solo. Tante volte c'è anche questa paura o quest'idea, un po' questa idea di doversela cavare da soli, ma non è solo e può in qualche modo essere dentro una rete che lo può sostenere nelle diverse fasi del suo cammino, anche del suo ciclo di vita e del ciclo di impresa, di cui parlerò oggi nel convegno di presentazione ufficiale. Presidente, a servizio e servite queste nuove professioni da Confcommercio. Sì, Confcommercio Professioni è la federazione nazionale nata in casa Confcommercio, di cui io sono la presidente, per dare rappresentanza al mondo del lavoro autonomo professionale. Lo facciamo cercando di includere al massimo le nuove professioni, ma anche quelle più tradizionali che si devono confrontare con un mercato in continua evoluzione, con una crisi imperante. Devono trovare risposte dal lato della rappresentanza legata alla tutela occupazionale,
occupazionali, tutele contrattuali, nuove proposte per il fisco e la previdenza, ma anche un contesto competitivo che solo un sistema come Confcommercio può offrire, perché dà opportunità di relazione, di networking, di servizi che appartengono ad una tradizione di rappresentanza del lavoro autonomo e dell'impresa e hanno un radicamento territoriale che può interpretare al meglio le istanze dei professionisti nei territori di riferimento. E dicevo, noi differenziamo al nostro interno la rappresentanza anche seguendo la logica delle singole categorie professionali, quindi abbiamo al nostro interno diverse associazioni per diversi settori professionali. Oggi parleranno gli psicologi, ma abbiamo anche tante nuove professioni, gli amministratori di condominio, i consulenti della grafica web, abbiamo i professionisti dell'ICT, i designer in generale, una professione che è in cerca di identità dal punto di vista della riconoscibilità nei confronti del mercato. Vogliamo supportarli nel definire che cosa significa fare il professionista, esercitare una professione, identificare i loro percorsi professionalizzanti di formazione, di qualificazione, aiutarli nel renderli riconoscibili.